Lo sviluppo economico di un territorio passa, appunto, si può realizzare attraverso vari strumenti, sfruttando innanzitutto le risorse naturali. E allora parliamo di agricoltura, un tema molto caro all'area di Taranto. Affrontiamo questo discorso con l'onorevole Antonio Bruno, che è candidato al Consiglio regionale pugliese con Scelta Civica a sostegno di Michele Emiliano, presidente. E allora, onorevole Bruno, questa agricoltura, questa risorsa enorme, come davvero valorizzarla e trasformarla in oro? E il mondo agricolo vive uno stato di abbandono da moltissimi anni. Questa è una delle critiche che vengono rivolte al presidente Emiliano per quanto riguarda questo quinquennio, però l'abbandono viene da molti quinquenni, diciamo da 20 anni a questa parte in modo particolare. L'agricoltura pugliese è in uno stato di totale abbandono. Io sono dell'idea che l'agricoltura, come l'artigianato, come il turismo, rappresentano il vero oro, rappresentano il vero petrolio della nostra regione. E non ci può essere una politica di sviluppo della regione Puglia se non si passa dal mondo agricolo, dall'agricoltura. Io propongo, per esempio, nel campo dell'agricoltura la elettrificazione delle campagne, la commercializzazione, un piano economico regionale di commercializzazione provincia per provincia e un nuovo sistema idrico che porti a irrigare le campagne in modo che il cittadino che oggi non trova sbocco lavorativo nella piccola media industria o nella grande industria possa trovare sbocco invece nella raccolta, nella produzione di alcuni prodotti che vanno dall'uva alle olive, al seminativo, al grano che noi prima eravamo produttori di prima fascia nel nostro paese come Puglia. Queste cose vanno realizzate, come ho detto, un nuovo piano di commercializzazione tagliando tutti i lacci e lacciuoli, tutti i passaggi che si va a creare nel momento in cui tu produci questo prodotto e poi lo devi piazzare sul mercato. Ci sono tutta una serie di passaggi che possono essere eliminati in modo che la gente con quella produzione si mette in tasca ciò che serve per rendere la propria vita familiare alla pari di altre categorie economiche del nostro paese. E aggiungo che va fatta una seria politica, dico seria, lo ribadisco, nel campo della produzione olearia, tutelando la coltivazione degli ulivi. Noi abbiamo avuto questa tragedia, perché è peggio del virus, la tragedia della Xylella, della malattia che ha colpito gli alberi dell'olivo, in modo particolare iniziando da Lecce, ma che adesso sta arrivando in provincia di Taranto piuttosto pesantemente. Non le nascondo che anche io ho dovuto eliminare 5 alberi perché colpiti dalla malattia della Xylella. Quindi queste sono per me delle iniziative che possono dare sviluppo collegandole a quanto ho detto prima, collegandole
a centri di formazione professionale tese nel mondo dell'agricoltura.